Salve a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video su Capture One. Continuiamo a parlare di organizzazione fotografica e dopo aver visto la differenza tra album e album intelligente nel video precedente, vi lascio il link qui in alto. Andiamo a parlare di gruppi e progetti. Allora, la differenza tra gruppo e progetto è che il progetto dovete considerarlo come un contenitore in cui voi andate ad inserire, in questo caso, delle fotografie all'interno di album. Quando noi andiamo a lavorare in un progetto, lavoreremo soltanto con il materiale che abbiamo all'interno del progetto, a differenza invece del gruppo. Ma facciamo prima a farlo che a spiegarlo. Andiamo per prima cosa a creare un nuovo progetto, quindi clicchiamo su più e andiamo a creare un progetto e lo chiamerò Viaggio a Firenze. Abbiamo creato un nuovo progetto, Viaggio a Firenze. Ovviamente il progetto è vuoto. Allora, come ho detto prima, dobbiamo inserire dei file all'interno del progetto. Quindi prendiamo delle fotografie scattate a Firenze, ne seleziono un po' e provo a trascinarle all'interno del progetto che ho appena creato. Ma come vedete c'è un segno di divieto, non è possibile farlo. Questo perché all'interno del progetto possono essere inserite soltanto fotografie che sono all'interno di album. Quindi io avevo già creato un album qui Firenze, quindi prendo l'album Firenze e lo trascino all'interno del progetto Viaggio a Firenze. Ecco fatto, e abbiamo le nostre fotografie scattate a Firenze. A questo punto, lavorando all'interno del progetto, io cosa voglio fare? Diciamo che voglio prendere soltanto le fotografie verticali perché mi interessa condividerle sui social network e il formato verticale è da considerarsi migliore. All'interno del progetto Viaggio a Firenze clicco sul più e vado ad aggiungere un album intelligente e lo chiamo Foto Verticali. Diamo l'ok, ci si apre la nostra finestra di dialogo, vado ad aggiungere un criterio di ricerca e seleziono orientamento. Ritratto, la modalità ritratto e faccio salva. All'interno del progetto Viaggio a Firenze abbiamo inserito un album intelligente che mi dice foto verticali e infatti, come vedete, Capture One ha selezionato soltanto le fotografie scattate in formato verticale, in orientamento verticale per meglio dire, che sono all'interno dell'album Firenze. Se io adesso, per farvi un esempio, questo album intelligente lo trascino all'esterno del progetto Viaggio a Firenze. Capture One mi va a cercare tutte le fotografie orientate in modo verticale all'interno del mio catalogo, quindi non soltanto all'interno del progetto e dell'album Firenze, ma di tutto il catalogo. Ecco la particolarità del progetto, che è molto interessante, che mi permette di lavorare soltanto con i file che sono al proprio interno. Per farvi vedere la differenza tra progetto e gruppo, adesso io vado a creare un gruppo, quindi seleziono su più e creo un nuovo gruppo. Lo chiamo Viaggio a Londra e gli do l'ok. Abbiamo creato, come vedete, diversa l'icona, il gruppo Viaggio a Londra. Quindi all'interno del gruppo Viaggio a Londra, ovviamente, andiamo a inserire delle fotografie che ho scattato a Londra. Ecco fatto, abbiamo riempito il nostro gruppo Viaggio a Londra con un album, con delle fotografie scattate a Londra. A questo punto, se io voglio andare a vedere le fotografie verticali che ho scattato a Londra, cosa faccio? Seleziono il mio gruppo qui e all'interno del gruppo vado a creare un album intelligente con scritto foto chiamato Foto Verticali. E io do l'ok. Finestra di dialogo, aggiungo un criterio di ricerca, orientamento, lo chiamo ritratto, salva. All'interno del gruppo abbiamo inserito il nostro album intelligente. Come vedete, in foto verticali all'interno del gruppo Viaggio a Londra, Capture One mi ha selezionato tutte le fotografie verticali che sono presenti all'interno del mio catalogo, non solo quelle all'interno dell'album Londra, che è all'interno del gruppo Londra. Ecco la differenza tra gruppo e progetto. Il progetto ci consente di lavorare soltanto con i file che noi abbiamo inserito al suo interno. Quindi vado ad eliminare questo gruppo denominato Londra perché non mi serve. Viaggio a Londra, lo cancello, clicco su meno e lo cancello. Quando può essere utile un gruppo? Un gruppo può essere utile quando noi andiamo a creare tanti progetti. Quindi se io vado a creare un altro progetto, lo chiamo progetto 1, vado
vado a creare un ulteriore progetto, lo chiamo progetto 2, eccetera, eccetera. Se io ne creo tanti, potrei avere qui poi progetto 3, progetto 4, progetto 5, viaggio a Bergamo, viaggio a Londra, viaggio a Firenze, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che potrebbe essere un po' disordinato. Quindi, cosa andrò a fare? Andrò a creare un gruppo e lo chiamo viaggi. Quindi all'interno di questo gruppo vado ad inserire tutti i miei progetti, quindi progetto 1, progetto 2, il progetto viaggio a Firenze, eccetera. Quindi ho un gruppo denominato viaggi con all'interno tutti i vari progetti, il progetto 2, il progetto viaggio a Firenze. Vado ad aprirlo, troverò le mie fotografie all'interno dell'album e tutte le mie fotografie verticali. Ok amici, spero che anche questo video vi sia stato utile. Sono tutorial molto semplici, però potrebbero essere utili a qualcuno. Se vi è stato utile vi invito a mettere un mi piace, molto importante per il canale, ed anche lasciare un commento se volete, YouTube lo apprezzerebbe molto, e anche il sottoscritto. Intanto vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati quando caricherò dei nuovi video. Intanto vi ringrazio per la visione, vi aspetto al prossimo facile tutorial che parlerà delle parole chiave. Intanto vi ringrazio ancora e vi aspetto alla prossima. Ciao amici!